In ogni città, in ogni parte del mondo, la droga si presenta con due facce. C'è chi la vende e c'è chi la compra. E chi la compra, se colto nel momento sbagliato, può diventare un pericolo per se stesso e per gli altri. Siamo a Catania. In strada un uomo si comporta in maniera strana. All'improvviso diventa violento, nessuno riesce a capire esattamente che cosa accade. L'arrivo delle volanti ci restituisce una scena forte, cruda, ma per capire bisogna vedere. State a guardare. Volante Bellini dal centro, entrambi equipaggi, via Stramondo, soggetto extracomunitario in escandescenza, 118 sul posto, richiedente, hanno problemi. Attenzione 06. Buonasera, questa manifestazione al posto in attesa di porto 01 per la via al posto. L'extracomunitario africano è circondato dagli agenti. L'uomo si dimena, si rotola sull'asfalto e prova ad aggrapparsi ai piedi dei poliziotti, costringendoli a indietreggiare. Come dobbiamo fare? Guarda, bravo. L'intervento è particolarmente delicato perché l'immigrato non si lascia toccare e addirittura prova a scappare continuando a scivolare verso le volanti. Che si alza! Appoggia sotto. Il suo atteggiamento aggressivo non lascia altre possibilità. Bisogna immobilizzarlo con il taser. Ehi! Aspetta. Che dopo è? Giacomo abbiamo cercato di bloccarlo, ovviamente con le tecnologie che conosciamo noi. Però lui ha sperato il calcio a un collega. Vuoi andare? Quindi il collega è stato costretto a vincerlo con il dispositivo destro, perché era violento, aggressivo e non collaborativo. Ora ti aggiorno la Pertanto in questa circostanza. È stata chiamata l'ambulanza in questa via del quartiere San Berillo, che è molto popolata da soggetti extracomunitari, ed è stata contattata perché c'era un soggetto che si muoveva per strada ma agitandosi, dimenandosi in maniera molto anomala, quindi fuori controllo. Nel momento in cui è arrivata l'ambulanza si è fatto mettere inizialmente sulla barella, al momento poi di legarlo con le cinghie per metterlo in sicurezza e portarlo in ambulanza, perché era evidente che avesse bisogno di cure, ha ricominciato in qualche modo a comportarsi in maniera molto agitata, verosimilmente sotto l'effetto di qualche sostanza, dopodiché si è reso necessario l'intervento nostro. Potete andare, chiudiamo noi.